Allora, la cicodone. Sì, naturalmente ho provato anche quello. Cicodone. Cicodone c'era mia madre per motivi antalgici. Cicodone è un oppiaceo medio forte, simile alla morfina, ma più leggero, perché più leggero del metadone. Io lo usavo, cioè, adesso non posso più perché vivo da un'altra parte. Come boost al metadone. E siccome io ho problemi di emicranie, quando ho proprio quella mal di testa forte, che dura 3 giorni, l'unica roba che mi fa passare sarebbe lo psicodone. E vado a Depagos a trovare lo psicodone. Ah, lo psicodone è quello che prende il dottor House, no? Aspetta, quando ha male la gamba, quello prende lo psicodone. E come boost metadone ti dà quell'euforia in più che non è male. Sì, buono, ma non sono diventato, infatti quando sono andato via da casa non l'ho più preso perché ne sento la mancanza. Comunque è buono, salto sbut, se ne prendi grande quantità, naturalmente come tutti gli oppiacei può portarti all'overdose, puoi diventare dipendente fisicamente, eccetera, eccetera. Anche cosa simile al coenfalgan, che è la codeina. Sempre un oppiaceo. Una volta mia madre prendeva, quindi rubavo. Poi non l'ho più visto, non l'ho più visto. Anche quello usavo come boost. E tutto qua, niente di Depakote sotto forma di pastiglie ossee, purple, rosa, l'inutile esperienza con il psicodone è stata questa. L'ho usato normalmente comunque per scopi antalgici, cioè contro il dolore. Ed è venduto in farmacia sotto prescrizione medica, ovviamente, essendo un oppiaceo medio forte, non è paragonabile alla morfina, più leggero, senza dubbio. Basta, non ho altro da dire. Vai. Iscrivetevi e basta. Ormai i video saranno per finire perché non è che insomma porto solo le mie esperienze, non è che posso aver preso un migliaio di droghe diverse, ma io fra poco non avrò neanche più niente da dire, o me li invento, se no non lo so. A bon. Dai, ciao, ciao.